Cari amici, buongiorno, buongiorno e buon venerdì 7 luglio, sono le 6:59. Vi saluto dal canale Telegram Yuredo del Fitness e dal canale YouTube AlexLucioPT.com. Se e quando metterò questo audio Lucio, questo vocale anche sul canale, quindi lo sentirete in differita, la data ovviamente non corrisponderà, però è il succo dell'argomento quello che conta. E l'argomento oggi è, secondo me, molto interessante, perché riguarda appunto il periodo estivo, puramente estivo, specialmente quello di fine giugno-luglio, luglio pieno soprattutto, è quando praticamente iniziano a palesarsi e a concretizzarsi tutte le più grandi scuse per non allenarsi. Fondamentalmente la scusa più grossa, la scusa più grande, più pesante, più determinante è quella legata al caldo. Fa caldo, fa troppo caldo, non riesco ad allenarmi, ho poca energia. Sono debole, mi sento debole, non riesco ad allenarmi, sudo troppo, ho troppo caldo, mi sento svenire. Insomma, tutto ciò che praticamente tutto ciò che può allontanarci dalla sala pesi in un periodo come quello di luglio, diciamo, lo fa, specialmente appunto il caldo, che è un qualcosa anche di condivisibile e condiviso. Beh, innanzitutto, allora, un indicatore che un po' si ricollega a uno dei precedenti vocali, mi sembra quello di ieri, se non sbaglio. Sì, è vero, giusto, quello di ieri, che è legato un po' al grasso, però non nel senso di misurazione, nel senso proprio di grasso corporeo, quello che è il grasso che abbiamo. Allora, il grasso, come abbiamo anche di cui abbiamo parlato anche nella diretta con l'ultima diretta con il dottor Cocca, cioè il grasso viscerale, quello intorno agli organi, e quello sottocutaneo, ok? Quello sottocutaneo è quello più evidente, quello un po' più che ci fa, diciamo, quello che mostriamo anche al pubblico. Quello viscerale è quello che mostriamo un po' meno, è un po' quello degli skinny fat, un po' quello che è pericoloso, perché spesso magari c'è il classico falso magro che non palesa una percentuale di grasso molto evidente, però ce l'ha perché magari è povero di muscoli e quindi attenzione. Comunque, parliamo più che altro del grasso sottocutaneo, quello un po' più evidente. Il grasso sottocutaneo funziona anche da coibentazione, no? Chiamiamola un po' così, da strato protettivo nei confronti dell'ambiente esterno, che possa essere più freddo o più caldo. Logicamente, se ci serve maggior calore e protezione, uno strato di grasso, magari un po' più spesso, ci può aiutare, perché siamo coibentati, no? E quindi magari siamo protetti soprattutto dal freddo, ma se diciamo fa molto caldo fuori, questo strato non è uno strato termico, non è che siamo uno strato termico speciale, inevitabilmente sì, un po' di diciamo protezione dal caldo ce l'abbiamo, però fondamentalmente rispetto a una persona con una minor massa grassa, chi ha una percentuale di massa grassa sottocutanea molto elevata, inevitabilmente avrà molto più caldo di una persona con massa grassa sottocutanea più bassa. Vi porto la mia esperienza. Io durante l'inverno fondamentalmente non sento moltissimo freddo, perché comunque sto intorno al 15-16% di massa grassa, cosa che è molto più evidente riguardo la sensibilità alla temperatura nel periodo, ecco, come questo, in cui sto perennemente sotto il 10-9% di massa grassa. E quando nel mio ufficio fantoziano in cui lavoro durante la settimana mettono a palla l'aria condizionata in barba al cosiddetto climate change, e praticamente ci sono i pinguini che girano per l'ufficio, io sono uno di quelli che si deve mettere la felpetta, perché praticamente sento parecchio freddo. Quindi questo è un indicatore. Se sentite un po' troppo caldo nel periodo estivo, attenzione, perché evidentemente la vostra percentuale di massa grassa è un po' sopra la media. Quindi un buon trucco è ridurre la massa grassa. E vabbè, questo è un indicatore, giusto per farvi un po' riflettere e, perché no, pensarla in maniera un po' diversa.
Ma fondamentalmente il discorso della spossatezza, della mancanza di energia, della mancanza di forze, la maggior parte delle persone pensa sia dovuto a un discorso alimentare. E quindi magari, ecco, vabbè, ma ho poca energia, quindi magari mi prendo magari una barretta in più, mangio un frutto in più, mangio qualcosa di zuccherato in più, no? Una bibita magari che contiene maltodestrine, comunque dei carboidrati veloci. E così ci si riempie anche un po' di quegli energy drink, no? Tipo Red Bull o quell'altra robaccia. E quindi si pensa che con quelli magari si possa risolvere, ma magicamente purtroppo non si risolve un cavolo. Anzi, si peggiorano pure le cose, perché se mangiamo, beviamo robaccia a ridosso o durante gli allenamenti, la cosa peggiora perché l'intestino va in infiammazione, la digestione comunque deve fare il suo lavoro, quindi toglie energia ai muscoli che devono lavorare, e quindi la sensazione di spossatezza, di debolezza e di mancanza di forze aumenta. Il tutto peggiorato se durante la settimana, durante la giornata, mangiamo male. Ok? Abbiamo un'alimentazione fondamentalmente basata su cibi lavorati, industriali, poveri quindi di micronutrienti, e pensiamo soltanto al macronutriente, se pensiamo soltanto alla caloria, logicamente poi dopo, nei momenti dell'anno in cui contano veramente le energie e la qualità del nostro corpo, della nostra fisionomia, della nostra biologia, fisiologia, a quel punto là si vede di cosa siamo fatti. Se siamo fatti, se siamo, ci siamo formati con robaccia, o inevitabilmente siamo fatti di robaccia. Quindi l'importanza del micronutriente che comunque lo assimiliamo dai cibi buoni, dai cibi possibilmente veramente biologici, cibi che comunque ad alto contenuto di fibre, sali minerali, come anche le verdure, ma la stessa frutta, la frutta secca, insomma, tutti quei cibi veramente salutari, che anche cosiddetti anche superfood, tra virgolette, superfood, ma sostanzialmente di superfood dovrebbero essere tutti superfood, però purtroppo viviamo in un periodo in cui praticamente ci bombardano di cibi inutili e vuoti. Quindi quello che si deve fare, si deve fare in un periodo specialmente caldo come questo, che ci porta veramente a diciamo a dare un po' di matto, è innanzitutto magari integrare con del potassio e magnesio, però in forma citrata. Magari aggiungiamo alla bevanda, all'acqua dell'allenamento, il potassio e magnesio. Consiglio la forma citrata perché comunque la forma citrata del potassio e magnesio aiutano il corpo a riequilibrare il rapporto, le proporzioni acido-base del nostro corpo. Quindi le forme citrate dei minerali tendono ad alcalinizzare, però io non dico che il nostro corpo deve essere alcalino, no, questo io non sono uno di quelli che pensa questa cosa, no, assolutamente. Io dico che dobbiamo sicuramente aiutare un corpo che tende all'acidosi per via di una dieta iperproteica, per via di un allenamento magari intenso. Comunque, se logicamente il nostro corpo, per causa nostra, è sempre sbilanciato verso l'acidosi, lui, il corpo, cercherà in tutti i modi di riequilibrare, tornare ad un pH, diciamo, idoneo alla vita. E per fare questo, ovviamente, si sforzerà, cioè, diciamo, sarà molto più impegnato. Cioè, se noi lo aiutiamo con dell'integrazione, anche con un'alimentazione un po' più alcalina, riusciamo un po' a riequilibrare le cose e quindi tornare un po' alla normalità e non esagerare nel super lavoro, appunto, del nostro corpo che deve fare. Quindi una forma citrata di potassio e magnesio sicuramente è molto utile, anche perché comunque concorre all'ossigenazione e alla rigenerazione cellulare. E quindi è molto utile. Infatti, se cominciate ad integrare sia durante l'allenamento che durante la giornata con potassio e magnesio citrati, per esempio un Maxigen, ma mi sembra anche l'MGK vista sia in forma citrata. Adesso non mi dico. Il Polace no, il Polace ultimamente per uno dei miei ragazzi ho guardato sul profilo nutrizionale e il Polace mi sembra che non sia, non c'è scritto almeno che è in forma citrata. Quindi attenzione alla forma citrata di questi elementi. Quindi potassio e magnesio anche durante il resto della giornata, quindi 2-3 bustine al giorno in questo periodo, secondo me già con questo risolviamo. Logicamente poi ci deve essere un'alimentazione specifica,
senso che se mangiamo zero frutta e zero verdura fresca, quindi zero insalata, è normale che comunque abbiamo quella sensazione di spossatezza e debolezza, quindi aumentiamo l'introito di frutta e verdura. Ma ragazzi, la cosa più importante è l'acqua. Non facciamo quelli del ma io bevo un botto, poi dopo vai a vedere quel botto che bevevi sono due o tre bottigliette d'acqua, forse nemmeno poi finite. Ok? L'acqua va misurata a fine giornata. Almeno 2-3 litri bisogna berla, specialmente per noi che ci alleniamo. Di cosa è fatto il cervello? Di acqua. Di cosa sono fatti i muscoli? Di acqua. Di cosa è fatto il sangue? Di acqua. Nel momento in cui andiamo a bere poco, secondo voi il nostro corpo, l'acqua, dove se la tiene? Perché gli serve? Nei muscoli? Nel sangue o nel cervello? Logicamente i muscoli sono l'ultima della priorità, delle priorità del nostro corpo. Senza cervello non possiamo vivere, senza sangue non possiamo vivere, senza muscoli possiamo vivere. Fermi, immobili, ma possiamo vivere. Quindi ricordiamoci di bere acqua, perché tutto quel surplus di acqua che beviamo va nei muscoli, serve a idratare i muscoli, serve magari anche a ragionare meglio, anche tra l'altro. E ne consegue anche una salute renale di un certo tipo, di un certo livello. Quindi attenzione perché è molto importante il discorso dell'acqua. Acqua, ragazzi, acqua. Lasciamo perdere tutte quelle bibitacce schifose, zuccherine che non ci servono a niente, servono soltanto ad infiammare il nostro intestino, come vi ho detto pochi minuti fa. Poi un'altra cosa, un'altra delle scuse classiche è, vabbè, ma nella mia palestra non accendono l'aria condizionata, oppure nella mia palestra non c'è l'aria condizionata. Io vorrei stringere la mano al proprietario di quella palestra che non accende l'aria condizionata o non ce l'ha. E che è giusto? È giusto. Ovviamente la palestra deve essere ben areata, cioè non è che deve essere una camera a tenuta stagna, se no poi si fa in colpo di calore. Però l'aria condizionata in un periodo caldo, specialmente se tenuto a palla in un ambiente come quello della palestra, secondo il mio punto di vista, è una delle cose più deleterie che ci possa essere. E vi spiego anche perché. Se il nostro corpo cerca di sudare durante un esercizio fisico, è perché ha bisogno di sudare, ha bisogno di ricambio, ok? Di continuo ricambio. Ha bisogno anche di drenare i liquidi, ha bisogno anche di buttare fuori tutte quelle tossine. Quanti modi abbiamo noi per buttare fuori la robaccia tossica che abbiamo nel nostro corpo? Fondamentalmente ne abbiamo tre. Tramite il sudore, che magari esce fuori in forma liquida o in forma gassosa, quindi evapora, tramite l'urina e tramite le feci. Ok? Se togliamo la possibilità al nostro corpo di sudare durante una seduta di allenamento in cui normalmente si deve sudare, va da sé che togliamo una delle armi al nostro corpo, degli strumenti al nostro corpo per disintossicarci. Poi magari andiamo a fare le diete detox che troviamo su Men's Health o su Donna Moderna. E dai, su ragazzi, su, cerchiamo di essere un po' coerenti e con la testa sulle spalle. Per quell'oretta, un'oretta e mezza, per quelle 2 ore, sopportiamo e pensiamo che il nostro corpo stia in una fase di, comunque, di trasformazione, di evoluzione, di salute. E questa è una cosa importante. Sudare fa bene, sudare fa drenare i liquidi, cioè è un drenaggio di liquidi. È una sorta di sauna, se ci pensiamo, una sorta di sauna. I liquidi sottocutanei tendono ad andarsene, come in una sauna, però lo facciamo durante l'allenamento. E durante l'allenamento, ovviamente, abbiamo tutto ciò che è di benefico, ci possa essere, come quella secrezione di ormoni e endorfine che tanto ci sono utili per, diciamo, svoltare le nostre giornate, soprattutto dal punto di vista mentale. Dunque, ragazzi, per concludere, io capisco, vi capisco benissimo, ci capiamo tutti che da giugno in poi, quando praticamente le giornate sono più lunghe, gli amici ci chiamano continuamente per andarci a bere un qualcosa, per gli aperitivi, per andare a giocare a calcetto, a padel, a pallavolo, per andare in spiaggia, le scuole sono finite, quindi praticamente possiamo fare quello che cavolo ci pare dalla mattina alla sera. Tendenzialmente siamo anche molto più vitali per un discorso anche ormonale. Io lo capisco,
lo capisco benissimo, cioè, non so, cioè, ho 42 anni, quindi qualcosa l'ho vissuta anch'io, nel bene e nel male, però, cioè, non, cioè, come non ci dimentichiamo di mangiare, come non ci dimentichiamo di respirare, come non ci dimentichiamo di dormire, come non, quindi come ci ricordiamo di tutte quelle cose che ci servono per vivere, ricordiamoci anche di allenarci. Allenarci, perché come vi dico sempre, l'allenamento è salute. Prima di tutto è salute, poi diciamo il punto di vista estetico è un piacevole effetto collaterale se le cose vengono fatte in un certo modo. Ma l'allenamento è salute, l'allenamento è vita, vita, ok? Muoviamoci. Se pratichiamo altri sport, non ci dimentichiamo anche di fare una sessione, due o tre sessioni settimanali di pesi. Perché il muscolo va allenato, il muscolo produce energia vitale, il muscolo produce salute e produce appunto vita. Ok? Non ci dimentichiamo questa cosa, teniamola ben presente. In tutto questo, ovviamente, a me interessa soltanto che pensiate. Assolutamente non mi interessa che la pensiate come me. Voglio solo che pensiate. Un caro abbraccio, vi saluto, buona giornata, buon venerdì, buon weekend e ci sentiamo in diretta domenica alle ore 17 con Carlo Grotti Trevisan e parleremo di pesi, bodybuilding, ma soprattutto surf, quindi una spruzzata d'estate che non avrete mai vista. Un caro saluto, un abbraccio a tutti.